my boy is dagger. Oh yeah. Buonasera da Umberto Tichini e benvenuti a questa settima puntata di Lampa e Stampa. Dovevamo avere con noi in studio il difensore del Catania Giuseppe Bellucci, però a causa di un banale incidente, come vedremo dalle immagini, non è potuto essere con noi. Fortunatamente sia lui che la macchina sono rimasti illesi e il portinaio che è andato a soccorrerlo gli ha preso un colpo. Bene, andiamo a presentare alla mia sinistra i nostri inossidabili Melo Lecce e Salvo Bianchetti. Buonasera Umberto. Buonasera, benvenuto. Buonasera, sempre alla mia sinistra andiamo alla postazione internet, Danilo Pasqualino. Buonasera Danilo. La new entry di questa sera, Modderina. Buonasera, buonasera Umberto, Mod, benvenuta. Buonasera. E per ultimo il solito Attilio Scuderi. Ciao Umberto. Buonasera a te. Bene Mod, cosa ne pensi dell'arbitraggio di Lecce Catania? Beh, devo dire che l'arbitro non si è visto, quindi vuol dire che ha arbitrato bene, Bene, bene. Volevo soltanto aggiungere una cosa, sì, una sottolineatura sì. Ai tifosi del Catania. Io non tifo né per il Palermo né per il Catania, ma per tutte le squadre siciliane. No, perché ci sono stati dei commenti o comunque delle manifestazioni poco simpatiche nei miei confronti. Solo per questo. Bene, ti molestano? No, più che altro mi hanno lanciato un vaso in testa, quindi non è stato molto simpatico. Ok, grazie Mod. Attilio, passiamo al nostro Lunch Dream. Prego. Sì, Umberto, allora, oggi abbiamo preparato una grafica tutta particolare con un nuovo strumento tecnologico per far partire il nostro Lunch Dream. Sì. Allora, abbiamo questa azione del primo tempo del Catania che possiamo far partire. Ecco, partono le immagini con Almirón che ha detto il passaggio per Gomez, che si gira rapidamente. Ecco, vediamo il passaggio, il velo di Berghessio e Del Vecchio che si presenta davanti al portiere, ma forse qualcosa non funziona. E poi nemmeno Gomez. Veramente. Sì, purtroppo sono stato anticipato dal difensore del Lecce. Attilio, e quindi Gomez. Bella questa nuova tecnologia di gol. Vedere la disperazione di Gomez, che poi fondamentalmente è anche la mia. Invece nel secondo tempo avrà più successo la manovra del Catania, perché ecco, possiamo partire con Maxi Lopez che detta il passaggio per Barrientos. Ecco, Barrientos in questo caso, vediamo il movimento di Lodi che faccio avanzare per sparigliare un po' la difesa del Lecce, e poi la finta. Quadrato X la finta, giusto? E io gioco la PlayStation, un mio e figlio. E poi il tiro con un po' di effetto e finalmente abbiamo il gol di Barrientos. Quindi una perfetta azione balistica sia da parte di Barrientos sia da parte del Catania, che coralmente è riuscito a portare in rete Barrientos con un gol di pregevole fatture che ci ha dato i 3 punti. Quindi se non avete notazioni particolari da fare, bella questa tecnologia wireless. Sì, va bene, infatti la riproporremo magari. Va bene Attilio, ti ringraziamo per il Touch Dream. Andiamo al nostro Danilo. Grazie. Invece di leggere mail, Danilo, su Facebook ci sono domande? Non lo so Umberto, che sono anche su Messenger. Domanda Facebook, dopo che sono occupato. Va bene, va bene. Bene Melo, passiamo direttamente al pronostico Catania-Cagliari, sentiamo. Eh sì, vedi Umberto, allora io credo che Catania vinga 6-0 il primo set. Direttamente 6-0. Tu Salvo cosa ne pensi? Ma secondo me vinciamo a tie-break, 3-2. 3-2? Sì. Va bene. Bene, per questa puntata di Lampa e Stampa è tutto, la linea torna nuovamente agli studi Rossi Azzurri. Una buona serata.